di sistemare tutto. Dobbiamo andare a parlare con Nicola, il proprietario di Mondo Riparazioni Camper, dove noi facciamo ogni anno dei lavoretti e praticamente segue il nostro camper. Mi sta aspettando e dobbiamo parlare per studiare qualche lavoro. Voglio mettere un frigo di casa normale a 220 e voglio far costruire un gavone dietro, un garage dietro al posto dello scooter. Lo scooter lo vendo. E in questo gavone ci possiamo mettere diverse cose. Arrivederci e grazie. Posto unico. Lo amiamo da sempre e torneremo ogni anno. Ci regala sempre tanta pace. 22 minuti a Mondo Riparazioni Camper. Così salutiamo anche Nicola, che non lo vedo da un anno. Ogni anno rientro e porto il camper da lui per tanti lavoretti, tante cose che si fanno appunto una volta all'anno. Gran traffico nel Cagliaritano, pieno di semafori e ci stanno rallentando. Devo passare prima da Nicola a fargli vedere il camper e poi arrivare a Carbonia, ci vuole un altro 50 minuti. Arriveremo tardi oggi. Giunti a destinazione, Mondo Riparazioni Camper. Anche il camperino ce l'ha sempre da sistemare. Siamo dentro, stiamo facendo una chiacchierata con Nicola, siamo a Mondo Riparazioni Camper, vedete la sua insegna gigantesca, è pieno di lavoro, c'ha tanti camper, adesso dobbiamo riuscire a trovare uno spaziettino per fare qualche lavoretto anche al mio, anche perché noi non abbiamo troppo tempo. Nicola, un saluto, faccelo, ciao. Buongiorno, ciao. E basta. Grande Nicola, ciao. Stiamo discutendo di tutti i lavori con Nicola, dobbiamo fare, con Rita abbiamo deciso di fare. Una striscia a LED perché mi è piaciuta troppo la tua, Tony, mi hai rovinato. Quindi mi faccio montare una striscia a LED sotto il tendalino. In questa vecchia lampada faccio mettere un LED piccolino in modo tale che ho una luce più soffusa, oppure la striscia a LED grande grande del tendalino. Poi, siccome lo scooter non lo vogliamo più, facciamo costruire qui una cassa, un garage praticamente, che si aprirà e potrò mettere delle cose che voglio. Poi io ho un secondo serbatoio, perché è il nautico, questo camper è un serbatoio delle nere praticamente, che trasformo anche in grigie, così ho 200 litri di chiare e 200 litri di grigie. Fa vedere un po' come salti, boh, oggi non la voglio. Ah, ecco. Leo. No, vabbè, ancora. Quindi stiamo qua scrivendo. Supereremo i 4 zeri. Ve lo dico già, ma stiamo prendendo appunti. Adesso saliamo sul tetto e vediamo se riusciamo a mettere anche un condizionatore, perché la Grecia ha insegnato. Se ci sta tra l'oblò, se ci sta al posto di un oblò in mezzo ai pannelli che ho, ma non credo. Speriamo. Comunque adesso mettiamo una scala e vediamo un po'. Va bene, mi fai sapere tu quando portarti il camper. Va bene? Benissimo. Ciao, grazie. Abbiamo parlato di tutto, tanti bei lavoretti, tante innovazioni che ci servono. E più avanti mi chiamerà tra qualche giorno per portare il camper e iniziare i lavori. Adesso un'oretta e siamo a casa dei nonni, ma è 1:43 e Davide deve pranzare, quindi adesso vado via da questo parcheggio, dall'officina di Nicola, e mi parcheggio e pranziamo, e poi dopo pranzo continuiamo per andare dai nonni. Siamo fermi in strada e Rita ci organizza un riso che io potrei mangiare anche come lo mangiano i cinesi, come un contorno, e poi al posto del pane praticamente, e poi abbiamo tanti restini come sempre, vedete, in quei contenitori arancioni. Rita, va bene? Eh? Sei sì. Spaventata con quei camion? Ci ha mosso. Sì. Pranziamo. Pericoloso davvero. Pranziamo in strada e poi partiamo subito e andiamo a casa dei nonni. Non è un bel parcheggio questo. Siamo pronti? Riso, un po' di spezzatino, pomodori di campo, pane. E macinato, pranzetto improvvisato, bordo strada, bordo ring.
Buon appetito. Buon appetito. Bravo Dado, vai, cammina. Guardate che bello. Non Dado, il vino nero di Troia. Puglia, nero di Troia, Puglia, terre di Talos. Ti ho detto di non dire parolacce. È gasata anche tu, Rita, che stai tornando nella tua vecchia dimora. Cosa c'è là che ti sepolgono anche di dimora. Piatti quasi fatti, siamo in partenza. Un'oretta neanche da qui. Saranno 65 chilometri, credo. Ci stanno aspettando, abbiamo i dolcetti di Luisa da portargli, qualche pensierino, il regalo di compleanno. Sarà contento o non? Ma poi gli devo portare il più bel regalo della sua vita, che è questo monello. Gli mancherà. Anche nonna sarà contenta. Certo. Anche per lei abbiamo tanti regali. Nuovamente alla guida, 47 minuti, 62 km. Nonni, arriviamo. È contento, eh? È ora di fare un po' di gasolio. 1,68 la benzina e 1,74 il diesel. In Sardegna, nel Cagliaritano. €70,40. Mamma quanto costa il carburante adesso. 6 minuti a casa dei nonni. Sempre evento molto importante, sì, per Dado. Allora, anche per noi, ma Dado proprio questa valigia è al settimo cielo. La valigia d'oro, valigia, la borsa d'oro, e questa qua sono per nonno e questa per me. Ah. Ciao! Là, me l'ha detto, Pensavo che non ti sentissi, Buonasera! Buonasera, buonasera! Apri! Guarda! Ma che belli! Sei venuta al fresco! Buonasera! Ciao, c'è caldo ancora, Caldo ancora! Ci sento a morire da caldo! Ciao! E auguri per i tuoi 47 anni. Grazie, finalmente, certo, 47 anni. 48, sono entrato in 48. No, 47, non sei 74. Sì. Allora. La nonna. Adesso mi do raccolta da terra. Adesso lo racconto. La nonna. Ciao. Allora, venite a prendere i regali. Allora, questi dolci sono per tutti e due. Luisa. Grazie allora Luisa. Troveremo l'occasione, se vieni qui a Carbone, troveremo l'occasione di mangiarci un dolcetto fatto da qualche un altro con molto piacere. Certo. Regalo di compleanno. Grazie per il regalo di compleanno. Prendi bimbo, prendi un coltello che lo tagliamo. Ma che spacco, se ti può fare. Guarda, questo è il regalo di nonna. È il regalo di nonna che viene dalle... Da quella da Pietra Lavica delle Canarie, bellissimo. Questo non ce l'ho, questo è bellissimo, guarda, lo vedo già. È tipo quel carro armato con tu la destra, tutti questi così. Chi l'ha scelto questo? Tu? Sì. Bravissimo. Apri. E questo? È Armani, mica è una cosettina da niente, no? Nero, mi serviva un coso, un orologio. Grazie! Grazie a tutti, prego, bellissimo! Prego. E funziona anche, 4 figurati. Pesa un po'. No, penso che le 3 1/4. Mettiamo le 4 1/4. Anche perché riportarlo dove l'abbiamo preso. No, perché me lo metto alle 4 1/4 così. All'Aquila, bello l'Aquila. Iniziano i lavori, abbiamo salutato i nonni, contentissimi, portati tanti regalini. Però iniziamo a vuotare il camper, non è che abbiamo questa fretta, non è che dobbiamo fare tutto oggi che siamo appena arrivati, però iniziamo a togliere i pesi, i caschi, lo scooter, iniziamo a alleggerire il camper di cose che non ci porteremo più appresso. Allora, iniziamo a liberare il camper, troppo bello. Caschi non ci servono più, 1 e 2. Ve lo ricordate ragazzi, questi pesi hanno rischiato di rimanere in un cimitero, hanno rischiato di rimanere in giro in una piazza, hanno rischiato di rimanere dappertutto, invece sono di nuovo a casa, ce li siamo portati ovunque. Beh, alla fine già li stava anche usando Rita. Sì. Scooter
giù, parcheggiato e addio, rimarrà qua, non verrà più in viaggio con noi. Siamo a Carbonia, sono le 8:15 della sera, abbiamo fatto già tante cose, abbiamo tolto lo scooter, abbiamo trovato dei documenti che poi dobbiamo presentare al CAF per dichiarazione dei redditi, eccetera. Comunque stiamo facendo già tante cosettine. Siamo a Carbonia, non siamo più di fronte al mare, ma qui non è cambiato niente. Rita è sempre in cucina. Sempre in cucina. Cosa stai preparando? Sto preparando le melanzane fritte con l'aglio e l'aceto. Strano, melanzane. Polpette. Polpette, strano. Strano, fettine impanate. Questa è una novità. Ah, sì, sì, fettine impanate non le mangiamo mai. Beh, però adesso hai più spazio, eh? Ti puoi muovere un po' di più, sì. Però sono talmente abituata al camper che forse mi muovo meglio lì. Io mi sono bevuto una birretta con mio padre, mi fa molto piacere. Non beve mai lui, però se l'è bevuta una, un Ichnusa bella ghiacciata a testa. E tra un po' apparecchiamo e ceniamo. Adesso vi faccio vedere il monello da piccolino. Vediamo la differenza. 3, 2, 1. Mettimelo a fianco. Poi sì, sì. È un po' cambiato. Sei tu. 10 anni fa. Eri rossiccio, eh? Di nuovo il civraggio. Che buono. Questo ci manca sempre. Però quando torniamo qua. Questo piace anche a Dado, e glielo facciamo vedere. Il signor Civraju. Quante ne vuoi? 1, 2. Taglia qua, vuoi un taglio? Taglia benissimo. Se no là. Taglia benissimo. Ecco la mia fetta. Ai nonno i passi di danza. Buon appetito a tutti. Tante cosettine buone e anche la vostra luce, Paco ed Eva, grazie, oggi la mettiamo a tavola per questa cena. Dado, com'è? Allora io due melanzane le voglio anche io. Luisa, dolcetti, ottimi. Alla grande. Grazie, buonissimi, buonissimi. Grazie, ne ho mangiato Luisa, due adesso dopo cena. Docce fatte, casa dei nonni. Là Dado, che bellino. Sembra un fantasmino. Docce fatte, prima nottata in camper dietro casa dei nonni. Adesso rispondiamo un po' di vostri commenti e poi ci corichiamo. Buongiorno a tutti amici, 7:30 del mattino, primo risveglio a Carbonia, non di fronte al mare, purtroppo. Ci sono 23 gradi e come sempre mi accingo a preparare le colazioni. Oggi dobbiamo iniziare a fare miliardi di cose. C'è da sgambettare, muoversi. Buongiorno Dado. Come stai? Benissimo. Dormito bene? Yes. A 23 gradi abbiamo dormito bene. Beh, chi ci segue da tempo e ha visto tutti gli episodi anche della Grecia, questo l'avevo comprato per mio padre ed è arrivato intatto sino ai giorni nostri. E quindi oggi glielo porto. Era stato premiato come miglior vino di Cefalonia nel 2021. O della Grecia, prodotto greco, miglior prodotto greco del 2021, qualcosa del genere, era un ottimo vino. Siamo alle uova. Beh, finalmente a tavola, però guardate che panorama, le villette dietro casa di mio padre. Dobbiamo stringere i denti e risolvere tutto. Nel frattempo goderci il nonno. Guardate, stamattina tutti e due in bianco, siamo due infermieri. Sì, poi, vabbè, la mia maglietta è di che nonno. Mi sta 4 volte. Buon appetito. Buona colazione, a dopo. 8:10, io sono già al computer per lavorare, per caricare qualche video. Ci riuscirò, qua sarà difficile perché tra un impegno e l'altro devo editare, non c'è nulla da fare. E poi ho tanti video da farvi vedere e questo mi piace anche, non vedo l'ora. No, non
Dado non vede l'ora di andare dai nonnini. Rita gli sta cercando una maglietta sua e non del nonno. Mi sta un pochino grande. Un pochino. Ma giusto un po'. E quindi ci vediamo quando io finisco di editare per fare altre cose. Dobbiamo fare di tutto. Piano piano però le faremo, le risolveremo. E vi faccio anche vedere, filmeremo tutti i vari passaggi di tutte le commissioni che facciamo una volta all'anno. 11 spaccate del mattino, io sono ancora seduto qui in camper, ho finito di lavorare un po', ma sto facendo mille cose insieme, adesso devo uscire e andare a risolvere altri mille problemi, immaginatevi quando rientriamo qui per 15-20 giorni e dobbiamo risolvere tutto quello che le persone fanno in un anno. E quindi io mi stresso anche un po', Rita è più forte, è una donna che è più serena, più tranquilla, io... A un certo punto iniziavo quasi a soffrire di stomaco perché sono fatto così. E l'anno scorso sono partito addirittura con un po' di gastrite, di reflusso da questa esperienza. Devo cercare di stare più tranquillo, più sereno e risolvere le cose una per volta. Ma abbiamo una lista, perché le scriviamo addirittura, una lista che non finisce più. Però devo pensare una alla volta, risolta una si fa l'altra, se penso a tutte insieme sclero. Comunque esco e per il momento in camper ho finito. Cassetta vuotata da mio padre. Mi fa ridere, si allerta quando mi vede con la cassetta in mano. Ma faccio tutto bene, non sporco niente, pulisco tutto, poi deodorante, logico che vuotare una cassetta in un bagno in un appartamento un po' prende male. Adesso la vado a mettere a posto E poi continuano le commissioni. Nel frattempo Rita è andata al CAF a prendere l'appuntamento per fare la dichiarazione dei redditi. Cassetta rimessa a posto. Adesso andiamo a comprare arance, uova e qualcosa che può servire per le nostre colazioni, perché noi la colazione continuiamo a farla in camper e così abbiamo tutto e siamo comodi, non dobbiamo uscire, andare a casa di mio padre a chiedergli nulla alle 7:30 del mattino. Quindi una piccola spesa all'Eurospin. Grazie. Andiamo. E poi ho ancora il computer acceso che sta trasferendo dati, quindi devo andare anche in camper a fare una cosa. Ok, rientrati a casa, spesa la sistemiamo. Parte qui, parte in camper. Adesso andiamo a vedere, dopo aver poggiato la spesa in camper e a casa di mio padre, andiamo a vedere se riusciamo a cambiare la montatura di un paio di occhiali di Rita, perché le lenti vanno bene ma la montatura no. Da una parte all'altra, si dice. Abbiamo trovato anche la montatura nuova per Rita, così elimina... Vi faccio vedere. Prima vi dicevo, questo era il vecchio occhiale, ve lo ricorderete, che non ci piacciono, poi sono smontati totalmente, perso la lente, anche una stacchetta. E invece gli occhiali nuovi sono qui, facceli vedere, Rita. Che bella custodia che mi ha dato. Vediamoli. Che carini. Belli. Sì, girati alla luce. Stanno molto meglio. Molto meglio, sì, vero? Sì, molto, molto meglio. Bellissimo. 100-0. Beh, mi sono fatto anche io un regalino. Vi piacciono? Mi sono comprato un paio di occhiali Carrera. Mi aspettavo che costassero un po' di meno. Carrera, prima non era questa grande occhiale o grande marca. Comunque, costavano 150, pagati 135. Non mi compravo un paio di occhiali da 10 anni, quindi sono contento. Io li tengo bene, ne ho tantissimi e ce li ho sempre tutti, da quando ero ragazzino. Quindi se ne ho molti è perché non ne ho mai perso, mai rotto. Anzi, è capitato di perderne, ma è stato davvero una rarità nella vita. Comunque questi mi piacciono, che ne dite anche a voi? Belli. Anche Rita, occhiali da vista nuovi, belli. Questi sono da sole, gli altri glieli abbiamo appena fatti vedere. Comunque ti stanno bene, sì, bellini, sì, me li sento anche bene.
Questo è da buttare. Quello è da buttare. E prepariamo il pranzo. Come sei tu a glicemia? Là, nonno e nipote. Là, c'è, ma... Seduti, tranquilli. Tranquilli, documentare sui calabroni giganti. Guarda. Oggi organizziamo due spaghetti al sugo normali. Due spaghetti al sugo, pomodoro e basilico. L'insalata e la carne alla piastra. Allora, ciao. Buongiorno. Come stai? Bene, cosa hai fatto oggi di bello? Oggi la colazione. Poi? Poi dopo mi sono fatto i capelli. Ah, ti sei fatta fare i capelli? Mi sono fatta fare i capelli. Dalla ragazza che viene ad aiutarti. Sì. Come si chiama? Serena. Serena. Poi ho fatto stirare un bel po' di roba Serena. Ah. E poi è arrivata la fame. E poi è arrivato l'appetito. Ed è l'1:10. E pranziamo. Siamo già in ritardo, hai ragione. Pronti? Sì, siamo pronti. Così va bene? Sì. Ok. Cannonau di Sardegna 2020. Oggi beviamo un buon vino della cantina di Ierzo. Nonna. Due spaghettini facili, pomodoro e basilico. Sì. Poi facili anche perché non li ho fatti io. Vero, quando li fanno gli altri sono ancora più facili. Chilo e mezzo di parmigiano, verdado, come sempre, vero? Niente, non stavo per mettere altro. Prendi la bottiglia. Buon appetito. Buona. Una bella graticola di maiale di casa, sono mezzo incrociati magari con cinghiali. Dovreste sentire il profumo che c'è qua. Profumo ottimo. Sì, sono un po' più grassi perché sono magari bestie un po' più grandi. Non è di sicuro il nostro maialetto. Sarà un porchettone. Anche dei nonni, Rita, non molla. Stai diventando come una dell'esercito, anche la tutina è seria, eh? Sì. Sembri Demi Moore nel film, eh? Mi mancano i capelli. Brava, spazzo. Grande Rita, bravissima. Grande Rita, non molla. No, questo è troppo pesante. Secondo me, non scendi. Otto e un quarto, è arrivata l'ora di farci un bel barbecue. Adesso arrostiamo. Vado a prendere due cose in camper e arrivo. Il nostro camperone parcheggiato qua. Mi serve il caricabatterie, mi serve un apparecchietto per bruciare la carbonella. Oggi pescato, ce l'aveva regalato Paola. Adesso lo facciamo alla brace, fuori. Proviamo a vedere la mia. Adesso mettiamo i pesci nella griglia e poi la brace è pronta. Sarò pulito, nonna? Ormai Rita voglio il desio. Oh, io nonna, questa mansardina. Eh? Vuoi andare in mansardina? Dato. Mansardina. Dato vuole andare solo in mansardina. Mansardina abbracciata al freschetto. No, c'è caldo. C'è caldo. Mirtino. Un mirto fatto in casa. Beh. Sì. E allora, amici, vi salutiamo così stanotte con un mirtino. Mirto di casa. Sangue. Salute. Ma è fresco almeno. Beh, dovrebbe essere fresco, è sempre in frigo. No? Cin cin, un giorno ve lo offriamo un mirto se vi incontriamo. Se ne abbiamo. Se ne rimane. Se ne avanza. Buongiorno a tutti amici. Mezzogiorno e 25,
praticamente ho lavorato tutta la mattina, devo mettermi un po' di nuovo al passo con i video perché siamo ritornati dai 10 giorni ai 25 di ritardo. E poi ho tanta roba da fare qui, come ormai sapete. Rita, buongiorno. Buongiorno. Sempre in cucina, sì, bella. Ho cambiato cucina, ma... Sì, però sei sempre in cucina. Cosa stai facendo di buono oggi? Allora, oggi facciamo la pasta zucchina gambetti. Ah, che buono. Su richiesta di nonna. Ah, sì, nonna la desidera. Sì, nonna la desidera, sì. Quindi le zucchine stanno già cuocendo insieme al pomodorino e anche da girare forse qua. Lo giro io così, eh? Wow, una spadellata. Eccola. Poi aggiungi i gamberetti e ci mangiamo la pasta. Sì, e facciamo saltare la pasta. A luna in punto dobbiamo essere dal dentista per il solito controllo annuale di tutta la famiglia. Perché noi ogni anno andiamo al dentista e vediamo... Se c'è da fare qualcosa, qualsiasi cosa si fa. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Bene. Saluta tutti gli amici, tutte le persone che ti fanno i complimenti, dicono che sei dolce, che sei bella. Non sono dolce e bella. No. Perché non mi piace da nessuno. Però lo sei stata, dolce. Dolce sono stata, sì. Tutte le vecchie adatta. Ciao. Ciao. I tre nomadi pronti per andare dal dentista. Speriamo che non ci sia mai niente da fare per Dado, che lui non l'ha mai assaggiato il trapanino, Vero? Ma no. Vabbè, chissà. Vero? E poi se andiamo. Dovesse servire. Io li lavo tutti i giorni fino al bip. Andiamo a salutare Davide, il nostro dentista. Anche quest'anno sulla sedia del dentista. Come ogni anno, Visita fatta, io e Davide perfetti, Rita pure, però deve fare un lavoretto, l'unica, quindi ci è andata bene. Adesso si rientra a pranzo. Sono già le 2 e siamo in ritardo per gli zuccheri di Dado, ma siamo dietro casa. È arrivato un pacco per Davide da parte di Tony. Grazie Tony, adesso vediamo di cosa si tratta. È un bellissimo libricino. Non lo vuoi? Grazie mille Tony. Grazie. Adesso leggiamo il tuo biglietto. Carissimo Davide, ti invio questo pensiero dove potrai scrivere parte del tuo lunghissimo viaggio. Stai vivendo una bellissima esperienza che per tanti rimarrà un sogno che vivranno in voi. Un abbraccio a tutti voi. Vi seguo con affetto e spero di ritrovarci al più presto. Buon viaggio, Tony. Grazie mille. E qui un bellissimo libricino in pelle dove, come ho detto, potrò scrivere... Che bella anche la rilegatura, come è fatto questa pelle con il filo di pelle per chiuderlo, è una cosa stupenda. Grazie mille, un abbraccio anche da parte mia. Camper in moto, stiamo andando al mare e trascorriamo una notte lì. Adesso gonfio gli ammortizzatori, vado di fronte a casa di mio padre che mi sta aspettando lì Rita e li prendo, Davide e Rita, e andiamo al mare. Stiamo andando a Is Solinas, è un posticino di mare con un'area sosta, se non sbaglio a 10 ore al giorno, proprio sul mare, quindi staremo bene. Così lasciamo i nonni una serata tranquilli, anche noi stiamo tranquilli e in più ci facciamo un bel bagno adesso. A Is Solinas ci sono sempre i fenicotteri rosa e anche quest'anno ci sono. Come siamo messi? Ci siamo riempiti l'acqua e abbiamo parcheggiato. Stiamo andando dritti a farci un bagno. Ci sono 38 gradi, ragazzi. Non vedevamo l'ora. C'è in acqua. In acqua, ragazzi. Aiuto. Adesso entro e rimango sino alle 8 di sera. Non fa stare fuori dall'acqua. Meglio, eh? Ehi, papi! Abbiamo preso la decisione giusta. Oh,
bisognava venire al mare. 18:31 e c'è un bel tramonto coperto dalle nuvole, finalmente. E infatti qui di fronte al mare le temperature sono migliori di sicuro, accettabili. Guardate che bello, completamente nuvoloso. Ci voleva davvero. Oggi 38 gradi, ragazzi. Non sembra arrivare più il fresco. Sembra che ormai le temperature siano destinate a rimanere così. Perché poi un conto, ragazzi, è parcheggiarsi col camper di fronte al mare. Un conto è vivere dietro casa di mio padre, parcheggiato in asfalto. Non è bello. Con 38 gradi. Se invece fa fresco posso anche chiudermi in camper, montare, editare video e ci passo il tempo tra una commissione, tra una faccenda e l'altra.